Ciao a tutti, oggi video a tema cinema e per l'occasione parliamo di Torbido, 5 film che reputo veramente scioccanti e che tuttavia amo, mi piacciono molto. Per la selezione in questo caso mi sono affidato alla mia collezione di DVD, poiché l'ho appena sistemata, un po' come ho fatto anche con il video dei consigli estivi, ho deciso di limitarmi alla mia selezione di DVD, quindi non andare troppo in cerca anche di film che ho visto ma che non possiedo, e ho detto quali sono 5 film scioccanti per chi ha proprio lo stomaco de ferro che vale la pena citare. Ebbene, questo video mi è nato un po' anche perché nell'ultimo FAQ, di cui sto raccogliendo le domande, uno di voi ha commentato un film particolarmente disturbante. A me piace avere emozioni forti dei film e generalmente io ho proprio lo stomaco de ferro. Non amo particolarmente i film violenti per il gusto di essere violenti, perché su di me in realtà non assumono più che altro un senso di sensazionalismo, voler per forza scioccare il pubblico, e questo tentativo di shock estremo si sente quando ci provano veramente alcuni registi a spingere sull'acceleratore dello shock per sconvolgere il pubblico. A me non tocca perché vedo lo sforzo e su di me ha l'effetto quasi opposto, nel senso che dico magari sì, alcune scene magari fatte bene mi mettono un po' però allo stesso tempo dico poi alla fine rimango con che film de merda, ok? Quindi diciamo che ho voluto scegliere 5 film che mi hanno sconvolto, che hanno magari degli argomenti tosti, magari sono più sottili rispetto a film più blasonati a livello di shock grafico, però a me tendono a sconvolgere di più quei film che magari presentano determinate situazioni o determinati argomenti, determinate storie anche in modo più distaccato e ti fanno vivere delle esperienze veramente difficili da cancellare. Considerate che nei film che vi presento potrebbero esserci, anzi credo in tutti, dei trigger warning. Quindi qua vi dico che sono 5 film che io consiglio a chi non si lascia particolarmente sconvolgere a livello viscerale da un film, che fa fatica ad adottare la il distacco di spettatore del tipo sto guardando un film, ok? Quindi i 5 film di cui parlo hanno degli argomenti che potrebbero triggerare, come si usa nel gergo web, qualcuno, quindi faccio le doverose premesse. Però 5 film scioccanti che vale la pena vedere se siete preparati. Io parto subito da un film che secondo me è tosto, è un film diciamo molto punk, molto anarchico anche nei temi da trattare, gioca un po', rischia di cadere in quel sensazionalismo di cui parlavo prima, ovvero tenta di scioccare per il gusto di tentare di scioccare, ma secondo me riesce a frenarsi un filo prima di diventare parodia, anche perché lo salva, secondo me, al di là di una libertà creativa totale, anche un certo senso dell'umorismo nero e fuori di testa che gli dà comunque un'accezione meno seriosa di quel che sembra, e non pretenziosa. Il film in questione è Visitor Q di Takashi Miike. Takashi Miike è un regista giapponese molto prolifico, ha fatto di tutto, lui fa tipo 10 film all'anno, non lo ferma nessuno. Per questo motivo lui ha fatto tantissimi capolavori, perché comunque è un regista talentuosissimo, e tante cioffecate. Alcuni dei suoi film più belli secondo me sono Audition, Gozu, oppure anche quando ha fatto dei film più delicati, perché non ti aspetti dei film delicati da un regista così anarchico che ti butta un Ichide Killer tutto violenza e follia, però ha fatto anche dei film molto delicati come Big Bang Love Juvenile, che è una bellissima love story gay ambientata in una prigione che basa tutta l'attenzione su questa bellezza compositiva, su questi silenzi, su questa storia d'amore che si sviluppa in modo anche molto sommesso. È un regista veramente in grado di fare praticamente di adattarsi praticamente ad ogni genere. Ha fatto anche dei film teen,
che non ti aspetti da Takashi Miike. In realtà lui è ricordato principalmente per i suoi film legati al mondo della Yakuza, quindi gangster film. Però, ecco, ha un catalogo talmente vasto e prolifico che comunque, anche se non è nuovo agli shock o comunque ai film controversi, Visitor Q è una sorta di pecora nera. È un film girato a bassissimo budget e in modo totalmente indipendente. Ed è una sorta di rilettura in chiave punk, appunto, di Teorema di Pasolini. Ok, è un omaggio a Teorema di Pasolini questo film ed è la storia di una famiglia disfunzionale. È un film che è girato volutamente anche in modo molto grezzo, con una telecamera digitale dei primi anni 2000, con una fotografia quasi non toccata, quasi sempre girato a luce naturale con questo effetto digitale di bassa qualità che però per il tipo di storia che racconta secondo me è perfetto a livello estetico. È un film appunto che tratta la storia di questa famiglia disfunzionale con tante problematiche annesse, ok? Il padre è sostanzialmente un fannullone e scopriremo all'interno del film che ha dei fetish molto discutibili. La madre è costantemente vittima delle angherie di suo figlio. Il figlio infatti, che è il classico che fallisce a scuola, disoccupato, va male in tutto, sfoga anche il fatto che viene costantemente bullizzato, sfoga il suo odio su sua madre, quindi la madre praticamente è vittima delle angherie del figlio e la figlia adolescente è, si prostituisce per pagarsi oggetti di lusso sostanzialmente, quindi non una situazione rosea, anche perché costantemente le cene di famiglia di questi individui si sviluppano attraverso botte, violenza domestica, urla e piatti lanciati, ok? No, no bene, decisamente non zen. Ecco, le cose però cambiano nel momento in cui, mentre il padre va a lavoro, riceve una sassata in testa. Un tizio, questa sorta di mezzo hippie strano che non parla, gli dà una sassata in testa a quest'uomo e, nonostante l'incidente what the fuck, tra i due nasce una complicità forzata, e quest'uomo inizia a introdursi nella rete familiare di questa rete familiare disfunzionale e diventa un agente esterno che deve, in un certo senso, il cui obiettivo è quella di rimettere l'equilibrio, come succedeva in Teorema di Pasolini, anche se in Teorema di Pasolini l'arrivo di questo bel ragazzo affascinante di cui si innamorano tutti i membri della famiglia e questo va a letto con tutti i membri della famiglia in Teorema di Pasolini, porta ovviamente al tracollo totale. In Visitor Q diciamo che c'è un andamento inverso, nel senso che la presenza di quest'uomo in realtà porta delle conseguenze, diciamo, positive, con in mezzo però attenzione, tantissime diramazioni decisamente scioccanti. È un film crudo, tosto, che tratta alcuni temi veramente in your face, cioè non la mette in modo morbido, anzi, e ha questo spirito estremamente anarchico a livello estetico, a livello narrativo, e ha questo stile sporco che si adatta molto bene al tipo di storia che racconta, e nonostante sia un film scomodo, proprio per la sua libertà, per la sua ferocia, secondo me è uno dei film più belli di Takashi Miike, per quanto assolutamente non per tutti, assolutamente solo se preparati, mi raccomando. Il film che più mi ha sconvolto è nella mia top 10 dei miei film preferiti anche per questo motivo, tanto che la prima volta che l'ho visto, e mi ricordo di averlo visto il primo, ultimo anno di liceo, primo anno di università, quando poi all'università la docente di regia ha detto che avrebbe fatto vedere in classe questo film, sono rimasto assente in quella lezione perché non volevo rivederlo, non volevo risoffrire, ok? Quindi è un film che ho dovuto sedimentare e che mi ha completamente svuotato e che io ogni tanto mi riguardo quando voglio subire quel tipo di emozione, e secondo me, per quanto mai citato, è il miglior film di questo regista
e sto parlando de Il Settimo Continente di Haneke. Haneke è un regista austriaco, probabilmente molti di voi lo conosceranno per film come Amour, Il Nastro Bianco, La Pianista, insomma film che hanno ottenuto anche un grande successo internazionale a livello di pubblico e critica. Il Settimo Continente è il suo primo lungometraggio, in realtà ne ha fatti altri per la TV, però è il primo lungometraggio dove lo stile di Haneke si presenta, film dell'89 in cui Haneke mette in scena effettivamente il suo stile estremamente asettico, estremamente freddo, nel raccontare la lenta discesa agli inferi di una famiglia borghese, una famiglia che sta bene, no, a livello economico e anche formato, diciamo, quel tipo di raggiungimento di sogno chiave del consumismo capitalista degli anni 80, una famiglia che appunto ha il suo nucleo familiare, entrambi i genitori hanno un lavoro molto remunerativo, hanno una grande villa, una grande casa con tutti i comfort, insomma sembrano stare bene ma non stanno bene. L'idea di questo film nasce ad Haneke nel momento in cui legge un pezzo di cronaca nera sul quotidiano. Lui rimane particolarmente scioccato da questa notizia che racconta la storia di questa famiglia, una vicenda realmente accaduta, pare, in Austria, dove un'intera famiglia si è tolta la vita senza apparente motivo. E la cosa che gli ha fatto scattare il trick ad Haneke è stato che in questo articolo si racconta che come al ritrovamento di queste persone l'intera casa fosse a pezzi. Cioè la famiglia, prima di farsi fuori, ha distrutto le proprie cose. Ok, e questa cosa rende ancora più inquietante il tutto, perché a livello di cronaca naturalmente si è pensato a sono arrivati i ladri, eccetera eccetera, prima di passare alla teoria appunto della scelta personale. E proprio perché c'è questo senso di inquietudine, di angoscia, di questa domanda del perché sia stata fatta una cosa del genere, Haneke costruisce un film perché vuole darsi una risposta, ma non la dà, la suggerisce a modo suo, attraverso la sua poetica. Vi giuro che è un film dove non scorre una goccia di sangue, ma è decisamente più agghiacciante di qualunque horror possiate vedere. È un film che racconta proprio attraverso anche questa idea dello slice of life, del racconto quotidiano, attraverso questa routine ossessiva di rituali di questa famiglia, questa discesa agli inferi, veramente una discesa agli inferi. Ci sono tante sequenze all'interno di questo film che sono evocative, potentissime, e sono le migliori del cinema di Haneke. Ci sono delle sequenze ripetute nell'autolavaggio con quest'acqua che arriva dirompente sui finestrini della macchina. È veramente difficilissimo da gestire emotivamente, anche, cioè riesce Haneke, questo lo rende un regista enorme, a farti soffrire con una scena girata con semplicemente mostra una famiglia che in macchina in un autolavaggio, ok? Poi sì, gli attori, i personaggi fanno determinate cose, c'è la madre che scoppia a piangere, ok, però il modo in cui riesce a creare un senso di angoscia e inquietudine totale è incredibile, è incredibile. Ci sono, poi una cosa che amo molto stilisticamente di questo film è il modo in cui è girato, perché laddove magari altri registi non avrebbero mai adottato la scelta del primissimo piano e del dettaglio, Haneke ne abusa costantemente, quindi anzi per molto tempo in apertura al film non mostra neanche i volti dei personaggi, perché vuole raccontare le loro storie attraverso gli oggetti che usano, quindi attraverso ad esempio una sveglia, e c'è proprio il dettaglio della mano che spegne la sveglia, la tazza di cereali che viene riempita, è tutto girato attraverso dettagli questo film praticamente, e è un tipo di scelta registica che funziona perfettamente, perché Haneke ci vuole raccontare un tipo di famiglia che si è annullata proprio perché attraverso gli oggetti ha costruito la propria personalità. E c'è la sequenza in cui immagina il momento in cui la famiglia distrugge le proprie cose, che è una delle scene, nonostante stiano distruggendo degli oggetti, per me è una delle sequenze più violente della storia del cinema.
proprio a livello emotivo ti distrugge totalmente questa cosa. Anche perché quello che è stato girato prima ha quella valenza realmente potente a livello emotivo, no? Fun fact, questo non voglio che sia uno spoiler, però è un fun fact interessante, che per Haneke è stato sconvolgente. Nel film, appunto, si racconta una storia tragica, perché noi sappiamo già, anche con sapendo banalmente l'idea di partenza del film, che i personaggi, i protagonisti, faranno quella scelta terribile, quindi madre, padre, figlioletta, ok? Ognuno consapevole delle proprie azioni, tra l'altro, questa cosa è ancora più agghiacciante. E nonostante questo, che dovrebbe essere il tema trigger del film, quello che lui l'ha sconvolto maggiormente è che quando l'ha presentato a Cannes, e questo fa molto riflettere sulla società umana in generale, nonostante alcune scene siano distruttive a livello emotivo per quello che succede alle persone in questo film, la scena che ha spinto il pubblico a andarsene, a fischiare, a dire oddio questo film è orrendo, come osa, è la sequenza in cui la famiglia, come sta distruggendo casa sua, distrugge i soldi. Cioè, proprio per non lasciare più traccia di sé, la famiglia decide di andare in banca, ritira tutti i propri risparmi e li butta nel water. E Haneke rimane tanto sullo scarico del water, con i soldi che vengono buttati nel water, con tanto, poi si intasa il water, quindi devono buttare giù con lo scopettino e poi riprendono con questo scarico che non va. Cioè, ci rimane tanto ed effettivamente, la prima volta che lo vedi dici no, perché i soldi? Ed è bruttissimo, perché nel film succede di peggio, ma la scena che, se non sei pronto, ti mette ansia è quella dei soldi. Per me questa è veramente questo è un punto in cui si riflette tanto. E lui è rimasto Haneke è rimasto sconvolto dalla reazione del pubblico, perché anche se quello che probabilmente ha fatto veramente la famiglia del caso a cui si ispira ha distrutto anche i propri soldi, evidentemente, se non l'ha fatto, Haneke l'ha voluto esaltare, ha voluto esaltare questo annullamento totale attraverso questa scena, però lui non si aspettava che l'astio verso il film da parte del pubblico fosse per questa sequenza in particolare, per questa inquadratura in particolare, e quando l'ho letto ho detto oddio, però obiettivamente poi pensando anch'io la prima volta che l'ho visto, nel momento in cui distruggono i soldi, mi ha dato molto fastidio. Ha dato molto fastidio anche a me. E effettivamente ti fa pensare a questa cosa. Cioè è proprio proprio una cosa che ti viene naturale e ti vergogni anche dopo di aver avuto questo fastidio, no? Però, cazzarola, tanta roba. Veramente, vi ripeto, non c'è una goccia di sangue in questo film, eppure è più inquietante di tutti gli horror che possiate immaginare, secondo me. Il terzo film, Urca, questo è tosto, però secondo me ha il suo fascino inquietante. Mi piace molto soprattutto a livello stilistico questo film. Attenzione, questo è un film che può essere delicato. Ok, soprattutto per alcuni di voi che magari vengono su alcune tematiche, non ci vanno a nozze, ok, o che rimangono particolarmente sensibili. Allora, è un film particolare che si chiama 29 Palms, un film del francese Bruno Dumont. Questo è un film sull'incomunicabilità di coppia, sostanzialmente. È la storia che segue questa coppia, ragazzo e ragazza, palesemente che stanno assieme ma non si capiscono più, che nonostante l'intesa, perché ovviamente ci sono dei momenti in cui si scambiano tenerezza, in cui fanno l'amore anche all'aperto, nonostante questo litigano, non si parlano, si tengono il muso, ok?
tu vedi questa coppia che palesemente non ce la fa, ok, nella vita, che attraversano questi grandi canyon, fanno questo viaggio in America, nei deserti, si guardano queste meraviglie del posto e si lasciano andare appunto anche alla passione, nel tentativo anche forse di ribilanciare la propria coppia, e lo fanno, partono per lavoro. Perché mi ricordo che lui è un fotografo, lei è la sua modella, però allo stesso tempo c'è un po' questa incomunicabilità tra i due. Per il lungo andare, fino agli ultimi 10 minuti, il film si basa molto su questa ripetitività, su questi tentativi di comunicazione che non vanno a buon fine, e poi gli ultimi 10 minuti. Aiuto, aiuto, aiuto. Diciamo che Bruno Dumont sceglie, dopo aver giocato tantissimo col tempo morto, di dare una svolta improvvisa al film, una svolta che tra l'altro non ti aspetti, secondo me, almeno io la prima volta l'ho visto non me l'aspettavo, soprattutto per come sceglie di gestire questa svolta. Vi dico solo per farvi capire che cosa può succedere dopo, ma secondo me non è quello, non è la via che vi immaginate, ok? Questi due, lui e lei, fanno l'amore anche in pubblico, nei canyon, sono un po' i due stranieri sperduti in queste zone un po' strarurali dell'America, ok? E vengono a una certa tampinati da questo gruppo di personaggi, di persone, di uomini che hanno delle cattive intenzioni. Ok, io mi aspettavo che il film, ahimè, andasse in una certa direzione a questo punto, e invece, pur prendendo quella direzione, la ribalta e crea, diciamo, un risveglio scioccante dove la passione e la violenza, in un certo senso, entrano in una sorta di unicum, che esplode proprio nel punto finale. Ed è una sorta di risveglio shock da quel torpore che abbiamo vissuto nella prima ora e mezza. E vi giuro, sembra decontestualizzata, ma quando rivedete il film la capite un po' di più, perché capirete come tutto il film in realtà sia preparatorio, sia una sorta di sonno morto prima di quel momento, che pone un punto quasi necessario a tutto quello che si è raccontato prima. Non so come raccontarvelo senza rovinarvi la sorpresa, tra virgolette, ma vi dico che è un film che va preso con le pinze. Ma se avete lo stomaco giusto, è un film che non vi lascerà indifferenti e di cui secondo me potreste capirne l'intensità, senza contare che comunque Bruno Dumont è un signor regista, è un regista particolare che fa dei film a volte, adesso si è un po' più mainstreamizzato, diciamo, ma i suoi primi film erano tosti, particolari, con dei ritmi loro, che però gli davano una visione poetica interessante, ecco. Quindi stiamo parlando comunque di un regista con un suo peso, mettiamola così. Allora, il quarto film è forse il più leggero tra questi, però ha una parte centrale che io reputo geniale, che mi ha messo un attimo con il freddo glaciale addosso. E lo trovo un film veramente splendido. Mi dispiace che se ne parli molto, molto, molto poco. È uno dei miei film preferiti degli ultimi anni. Su cui secondo me ci si potrebbe soffermare di più. Sto parlando di Bad Luck Banging or Loony Porn. Questo è un film romeno, del regista Rudy. Come si chiama? Dai. Radu Jude, che ha vinto anche l'Orso d'Oro a Berlino. Questo era un film che mi ricordo era uscito nel 2020, 2020 ed era uno dei, e forse è stato il primissimo film che ho visto quando è uscito, che raccontava il periodo del lockdown, tra l'altro, ed era ambientato a Bucarest durante il lockdown. Allora, è una storia
di revenge porn. La storia è, narra di questa professoressa delle medie, lei insegna inglese, e in intimità con suo marito ha fatto dei filmini erotici. Il marito va però dal tecnico del computer perché gli si è rotto il computer, e questo simpatico signore gli ruba i file e, trovati i video di sua moglie, li carica online. Considerando che la signora ha un lavoro nell'istruzione pubblica, con banalmente insegnando dei ragazzini, scoppia il macello. E la protagonista viene invitata a una poco rassicurante assemblea d'istituto a cui partecipano genitori e insegnanti, e lei diventa il capro espiatorio. Ok, questa è la storia del film. La trama, ok? Ma Radu Jude racconta questa storia in modo, secondo me, estremamente innovativo e molto interessante, giocando anche tantissimo, e questo lo rende un po' più leggero da gestire, su una comicità spregiudicata, una comicità nera sopra le righe, che gioca tantissimo anche con elementi di ispirazione trash, e questo lo rende, secondo me, pimpante, per quanto le argomentazioni siano amare. Il film è strutturato in tre capitoli, se non mi ricordo, quattro in realtà, se consideriamo che all'inizio il film si apre proprio con la visione integrale del filmino che la protagonista ha girato con suo marito, quindi Radu Jude ti mette nella condizione di essere uno di quei fruitori voyeuristi che sono andati a vedere questo filmino per il piacere personale, ok? Ti pone quella condizione lì. E poi fa tutto un discorso. La tesi del film è presentare una società bigotta, una società chiusa e ipocrita, facendo anche un ragionamento sia a livello universale su come viene percepita la sessualità femminile, e destrutturando anche gli stereotipi e le tesi bigotte superate di chi le sostiene. E dall'altro lato, però, fa anche un focus soprattutto sulla società romena. La Romania, che è il paese appunto del regista, la Romania è il paese in Europa più noto, uno dei maggiori business della Romania è la produzione di film per adulti, e la Bucarest che rappresenta Radu Jude è una Bucarest che si basa sul linguaggio del sesso, che però è un sesso che ha come obiettivo e come rappresentazione la totale oggettificazione femminile. Quindi lui sta facendo una critica di questa tema, di questo modo di rappresentazione del sesso, che si ricollega in modo surreale e grottesco al bigottismo con cui viene accolto questo filmino che è al centro dell'opera, no? Il modo interessante con cui Radu Jude racconta, fa questa tesi di satira ferocissima sulla società e anche su determinati pensieri dominanti del suo paese, è anche la parte centrale del film, dove Radu Jude sospende la storia che sta raccontando per usare la tecnica del documentario basato sul materiale d'archivio. Lui crea una sorta di alfabeto dove ogni lettera rappresenta una tematica di carattere controverso, in cui fa decadere, effettivamente destruttura, alcuni pensieri dominanti della società bigotta che lui sta criticando. L'assemblea con cui chiude il film è quanto di più grottesco vi possiate immaginare. Vi dico solo che mette in mezzo anche le teorie del complotto, i potenti ci fanno mettere le mascherine, le scie chimiche, ci mette di tutto, razzismo, omofobia, cioè racconta quel tipo di società malata, derivata anche appunto da, alimentata anche dai social network, ok? E il modo in cui lo racconta per me è geniale. Cioè, questo è un film bellissimo, che va, vale la pena recuperarlo, molto intelligente, molto lucido, anche qua anarchico,
veramente tosto in alcuni punti, però ha anche questa sorta di ribellione interinale che lo rende veramente unico. Nota di dolore al trailer italiano. Vi prego, non guardatelo. Il trailer italiano è osceno e rovina totalmente il film, secondo me. Quindi, inevitabilmente, se voi andate a cercare su YouTube trailer italiano di Bad Luck Banging o Looney Porn, vi usciranno i commenti di gente che dice: cos'è sto schifo? Ma te credo, l'hanno presentato come se fosse un cinepanettone, terrificante. No, no, guardatelo direttamente e basta. L'ultimo film che vi presento per la cinquina dei film scioccanti per chi ha lo stomaco decisamente forzuto è un film che ritengo il migliore di questo regista. Il più rappresentativo è un regista che probabilmente molti di voi conosceranno, Yorgos Lanthimos, regista greco, noto per film come The Lobster, bellissimo, e La favorita, Il sacrificio del cervo sacro. Però se c'è un film che io ritengo il più completo, anche se non è maturo, perché un The Lobster lo trovo molto più maturo di questo film che vi sto per presentare, però comunque è il film che ha fatto puntare un occhio su quello che stava succedendo artisticamente in Grecia sul calare degli anni 2000, in concomitanza con la crisi economica che ha colpito in modo particolarmente duro la Grecia. E come spesso succede nell'arte, quando c'è un momento politico, storico particolarmente difficile, nascono delle reazioni anche dal punto di vista artistico. E quindi si sviluppa questa corrente cinematografica greca, la Greek Weird Wave, in cui emergono questi registi che hanno questo stile estremamente distaccato, asettico, molto gelido, che raccontano storie crude, toste, giocando tanto che con questo umorismo all'inglese, molto freddo, che in relazione ai racconti che si stanno svolgendo creano un contrasto allucinatorio. È un po' quello che succede anche in altri film che della Greek Weird Wave sono diventati famosi, come Miss Violence o Luton, Attenberg o tanti altri. Però il film più rappresentativo, quello che proprio ha scatenato questa frattura, questo fulmine, è Doctus. Doctus, che è un film tosto, obiettivamente. È un film sopra le righe ed è il racconto, diciamo, di una, anche qua, di una famiglia disfunzionale, di una micro-società, che cerca di formarsi con delle proprie dinamiche, disturbanti, per fuggire al caos del mondo esterno. Però il caos si crea anche internamente ed è la storia di questa famiglia che vive in una lussuosa villa con giardino enorme in Grecia e si sono creati una piccola comunità interna. Sostanzialmente i genitori che hanno tre figli adulti, tardo, molto tardo adolescenti, un maschio e due femmine, i genitori hanno cresciuto i loro figli facendogli credere che il mondo esterno sia terrificante, sia terribile. Tutti gli agenti esterni del mondo sono delle minacce. Qui, ad esempio, vengono educati sul fatto che i gatti che dal mondo esterno entrano dalla siepe del loro giardino sono dei mostri che mangiano i bambini. Oppure, ad esempio, che se vai fuori ti ammazzano e cose di questo tipo. Quindi il tentativo genitoriale di questi due individui è quello di far crescere i loro figli sotto la loro ala protettiva, infantilizzandoli e dando una realtà distorta della situazione, no? Si chiama Doctus perché, secondo la follia di questi genitori, quando ti cade
il canino assume una certa consapevolezza, ma quando ti ricresce, no, aspetta, vabbè, comunque quando, una cosa impossibile, perché quando ti ricresce il canino da quando ti è caduto il dente da latte, hai raggiunto una certa consapevolezza, ma deve ricrescerti una seconda volta per uscire di casa, una cosa del genere. Comunque è impossibile uscire di casa, sostanzialmente. È un film che racconta questa dinamica fuori di testa con in modo estremamente, estremamente disturbante, però giocando anche con questi momenti di humor che fanno ridere, ma sono delle risate tipo da teatro dell'assurdo. C'è una sequenza che io trovo uno dei punti divertenti di questo film. E che però, per come è gestito, mi dà una freddezza, cioè è un divertimento freddo, ed è quello che amo del cinema di Lanthimos. Sostanzialmente, una delle due figlie trova delle videocassette sporcaccione del padre, legge uno dei titoli e uno dei titoli presenta la parola volgare per dire questa qua. Siccome a YouTube non piacciono le parolacce, dirò orchidea, come si dice sempre nei video trash, no? E durante una cena questa ragazza dice, chiede ai genitori, scusate, ma ho visto questa parola tra le cose di papà, che cos'è un'orchidea? E la madre risponde, un'orchidea è una grossa lampada. Quindi hanno anche questo modo di usare il vocabolario, e a volte, quando meno te lo aspetti, ci sono delle sequenze in cui il vocabolario viene usato in questa realtà distorta, come in una delle scene si dicono passami il telefono per passarsi la saliera. Io adoro tutto, però questo modo di vedere in modo distorto la realtà avrà un senso fortissimo, soprattutto quando di nascosto una delle figlie guarda dei film che sono stati proibiti, ad esempio Rocky, il film con Sylvester Stallone, che diventerà effettivamente la chiave di volta, che diciamo è la scoperta da una parte della possibilità della violenza e dall'altra anche lo spiraglio della libertà. È un film decisamente tosto, molto interessante, molto potente, ve lo straconsiglio, però dovete arrivare preparati, perché anche qua ci sono dei trigger warning, ecco, mettiamola così. E detto ciò, questi erano 5 film un po' scioccantini, fatemi sapere, della mia collezione, diciamo. Fatemi sapere se li avete visti, non li avete visti, che ne pensate, vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti, ci avete lo stomaco de ferro oppure no, io aspetto vostre. E detto ciò, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!